Zaia pronti a riaprire, ma con le nostre linee guida siamo la regione più virtuosa. Virus, contagi ancora in calo, 26 morti. Oggi il decreto rilancio martella risorse anche per ammortizzatori e babysitter. I commercianti chiedono soldi a fondo perduto. È uscito sul web il film Al Dio Ignoto, ambientato in un hospice di Treviso, riflessione sulle cure palliative e sul fine vita. Buon pomeriggio, telegiornale del Veneto, prima edizione. Ed esce in questi giorni sulle piattaforme digitali anche un film, Al Dio Ignoto, girato nell'hospice Casa dei Gelsi di Treviso. Una riflessione sul fine vita quanto mai attuale. La comunicazione quotidiana delle morti, la curva statistica dei decessi, è diventata un segno distintivo del presente con immagini che difficilmente dimenticheremo del tempo in cui neppure i funerali erano permessi. Il film di Rodolfo Bisatti, autore padovano già allievo di Ermanno Olmi, esce in questi giorni affermando e ricordando il contrario, l'importanza di accompagnare alla fine della vita quelli a cui non resta molto tempo, in particolare le persone anziane. Strappare un essere umano dalla propria famiglia, metterlo in una terapia intensiva e poi non fare il funerale e seppellirlo, certamente è una barbarie necessaria, ma che bisogna assolutamente evitare in futuro. Al Dio Ignoto ha come protagonista un'infermiera, Lucia, che lavora in un hospice. I suoi pazienti diventano testimoni e maestri. È un film sulla cura intesa come relazione, come rapporto, come vicinanza, come inclusione. Esattamente il contrario di quello che sta accadendo in questi giorni. Non distanziamento sociale, ma avvicinamento sociale. Le cure palliative rappresentano così l'elemento centrale in una relazione che coinvolge famiglia, sanitari e pazienti. Cure allargate e condivise in un dialogo che non può essere interrotto fra la vita e la morte. L'ultimo atto deve essere celebrato, deve essere condiviso, non può essere buttato lì, non può essere una forma di esclusione, di emarginazione. Noi con la morte ci dobbiamo dialogare. È tutto, buona giornata.